Radio Più Roma presenta Piccolo breviario dell'anima. Osservazioni tra spiritualità, filosofia, letteratura e arte. Di e con Ugo De Vita. Con la partecipazione di Daniela Scotti, Andrea Pablo Bruno, Katia Durantini. Cosa significa la parola anima? Che cosa si vuole intendere nei suoi diversi significati? È sinonimo di spirito? Semplicemente credo che parte del sé o anima umana non sia soggetta alle leggi dello spazio e del tempo. Carl Gustav Jung. Cos'è un amico? Una sola anima che dimora in due corpi. Aristotele. Non nascondere il segreto del tuo cuore, amico mio. Dillo a me, solo a me, in confidenza. Tu che sorridi così gentilmente, dimmelo piano. Il mio cuore lo ascolterà, non le mie orecchie. La notte è profonda, la casa silenziosa. I nidi degli uccelli tacciono nel sonno. Rivelami tra le lacrime esitanti, tra sorrisi tremanti, tra dolore e dolce vergogna, il segreto del tuo cuore. Rabindranath Tagore. Il nostro piccolo breviario ha scelto specificazione indicata proprio da questa parola, anima. E questo ultimo splendido contributo di Tagore suggerisce intanto una definizione e insieme una magnifica metafora, traducendo in poesia la parola anima, quale alito segreto del cuore. E poi un torrente di sensazioni natura che il poeta indica come stati d'animo e rifrazioni di emozione. Dal latino anima e prima ancora dal greco anemos, vento, soffio, entra nella lingua italiana il termine per indicare l'essere vivente con Brunetto Latini. Significato principe può essere dato dall'enunciato di parte spirituale e immortale dell'uomo. La domanda è semplice, ma richiede risposta complessa e una ricerca faticosa. Cercheremo di dare indirizzo. Per noi cristiani, Dio è creatore del mondo. La creazione è un atto libero di Dio che dal nulla, ex nihilo, pone nell'essere altri enti da se stesso diversi. Questo nega interpretazioni in senso panteistico e nega alle cose attributo divino. Per il cristiano, cos'è dunque l'anima? L'uomo è sostanza. Si compone perciò di anima e di corpo. L'anima è per l'uomo suo principio vitale ed essenziale. Ora, non è necessario che il principio vitale sia anche spirituale, come per esempio per il mondo vegetale, in cui si trasmette naturalmente principio vitale. Nell'uomo esso è spirito. Da qui nasce il problema, poiché non è riducibile completamente alla fisicità,
perché dire spirito significa dire che un essere è differente dalla materia, corpo, pur essendo da esso determinato. L'uomo dunque unisce in sé due elementi o parti, quella materiale e quella spirituale. La pura essenza spirituale è quello che noi comunemente definiamo anima. Nel 1340 Palladio suggerisce significato importante, in cui anima è parte interna della cosa. Il latino, con altre voci, quali ad esempio animatio, animator o animositas, ancor prima, sottintendeva come animare significhi dare vita diversamente dal dare corpo. Dall'ebraico nefesh, anticamente connesso con la gola, è nelle sacre scritture che Isaia, proprio nell'Antico Testamento, 5:14, ci indica il significato di soffio, respiro, alito. Nel Nuovo Testamento la differenza è nel termine pneuma, cioè spirito di Dio, mentre anima vivente è la psiche o nous o cardia, pensieri e sentimenti umani. Gesù Cristo, pastore e custode delle anime, è citato in Giovanni 1:7. Anima è una parola, il cui senso è tanto esteso. Per capire dobbiamo pensare alla parte in noi più intima e al tempo stesso a quella più vicina alla coscienza e alla nostra origine. Dobbiamo volere e pensare essa nella luce. Per questo nutrire la nostra anima e alimentare l'anima è alimentare colloquio con noi stessi e attraverso la preghiera rivolgere intenzioni e mantenere vivo un colloquio costante con nostro Signore. Si potrebbe anche dire che anima è la parte più profonda in noi, ma proprio per questo la più alta. Avete ascoltato Piccolo Breviario dell'Anima. Osservazioni tra spiritualità, filosofia, letteratura e arte. Di e con Ugo De Vita. Hanno partecipato Daniela Scotti, Andrea Pablo Bruno, Katia Durantini,